Ovviamente ho già ringraziato prima Massimo, Cico, Atos, Lello per aver accettato di buon grado l'invito per questo concerto acustico che è la prima volta che facciamo in Abruzzo, quindi è una cosa diversa dal solito concerto dei Nomadi, che comunque ci sarà, mi sembra, nel mese di aprile in Abruzzo, quindi li vedremo presto. E ovviamente ringrazio il ristorante Concordia e tutto lo staff che ci ha accolto per questa iniziativa di beneficenza, quindi ci ha trattato in maniera speciale, sicuramente li ringrazieremo anche dopo aver mangiato, perché già dall'antipasto mi sembra che era ottimo, quindi andremo avanti così sicuramente. E come sempre mi piace ringraziare le persone che vengono da un po' più lontano, e anche oggi sono tante. E come vedete dagli striscioni abbiamo il fans club Spirito Nomade di Terni, il fans club Stop the World di Caravalle Ancona, ci sono gli amici della Puglia, Annalisa, Lucia, Bazzi di Altamura, Michela, Antonini, dimentico qualcuno sicuramente, ci sono gli amici del Lazio, Elisabetta, la famiglia Foschi che non mi ricordo, eccola qui, grazie a tutti. Gli amici di Ofena, come sempre presenti, ci sono gli amici delle Marche, da Altesina, Monica, da Teramo, insomma un po' da tutto l'Abruzzo, come sempre riusciamo a riunire tante persone, quello ci fa molto piacere. Ringraziamo ovviamente anche gli sponsor che ci consentono di coprire un po' di spese che ovviamente in queste occasioni ci sono, in modo da dare poi tutto il ricavato del pranzo all'associazione di Saldo. Un ringraziamento particolare ai Dimensione Nomade che ci hanno aiutato fornendoci l'attrezzatura, dando una mano per montare, per aiutare Atos, grazie. E sicuramente adesso mi dimentico qualcosa, però riprenderemo dopo senza problemi. E vorrei lasciare la parola a Lorenzo che ci dirà dove andrà a finire il ricavato della giornata di oggi, quello che loro fanno quotidianamente come attività dell'associazione. Grazie. Grazie Diego. Buongiorno a tutti, ci tengo a ringraziare per non dimenticare nessuno, in prima persona, te Diego e l'Abruzzo Nomade, quindi vorrei fare un applauso a voi per l'organizzazione di questo evento. Un altro applauso va certamente a Massimo e Cico, che sono qui oggi. Questo evento per ISAB è fondamentale, cioè nel senso che ISAB si finanzia soltanto con donazioni private, quindi io un grosso applauso lo farei ad ogni persona che è qui presente. Perché questa associazione, lo ridico di nuovo, non ha mai preso un centesimo dal pubblico o da qualsiasi progetto finanziato dalla regione, dallo Stato o da qualche ente pubblico. Da qui per dire che è un'associazione che aiuta i malati di SLA, noi non facciamo ricerca, facciamo soltanto assistenza, quindi cose pratiche, cose veloci, perché la SLA ha bisogno di risposte imminenti, è una malattia degenerativa. Nasce da una storia vera, quella di purtroppo di mio padre, che per 8 anni ha combattuto contro la SLA. Purtroppo oggi la SLA vince sulle persone, quindi quasi 4 anni fa ci ha lasciato, e da lì l'idea che con la nostra esperienza di metterci a disposizione delle famiglie abruzzesi. Oggi seguiamo. Ad oggi seguiamo 42 malati di SLA in tutto Abruzzo e forniamo qualsiasi cosa. Noi facciamo sempre con il bilancio che abbiamo, rimborsiamo farmaci, trasporti, facciamo noi dei trasporti, facciamo assistenza in ospedale, a domicilio, facciamo tutta quanta la parte burocratica, abbiamo una segreteria aperta 24 ore su 24. Facciamo noi le commissioni degli uffici al posto dei familiari, cioè facciamo una serie di attività
per non gravare oltre la malattia sulla famiglia. Io ci tengo a dire, vorrei fare un applauso a una persona che noi assistevamo martedì, quindi 5 giorni fa è venuto a mancare, di Miglianico, Daniele Monaco. In questo momento abbiamo 4 pazienti nei vari ospedali, perché purtroppo la situazione peggiore vuol dire compromettere la respirazione, la compromette la respirazione. 4 nostri pazienti in questi giorni si sono posti a tracheostomia e quindi li abbiamo comunque negli ospedali. Volevo ringraziare i nomadi perché 2 anni fa abbiamo portato un nostro paziente con l'ambulanza, Giancarlo Monaco, che sarebbe il cugino di Daniele Monaco, un concerto a Miglianico. Per lui è stato un sogno, con tracheo, PEG, quindi devo ringraziare Diego, i nomadi, il comune di Miglianico, abbiamo realizzato un sogno a una persona che purtroppo ad oggi muove soltanto gli occhi. Quindi io qui vi lascio, non sono pesante, e vi ringrazio a tutti. Allora, aggiungo solamente che insieme dovremo fare un ringraziamento, ma lo facciamo magari più tardi con i dovuti onori, a una persona, anzi diciamo a 2 persone, però oggi è la prima volta che forse nella mia conoscenza con loro che non li vedo insieme, causa influenza purtroppo, Assunta e Valeriano, che hanno voluto fortemente questa iniziativa, l'hanno portata avanti. Noi ovviamente abbiamo accettato volentieri e siamo riusciti a realizzarla, quindi dopo la ringrazieremo meglio. Per adesso buon proseguimento di pratica. Oh, casomai fate 2 foto e poi le infondate. Ecco, bravo Cicco. Grazie ancora Assunta, abbiamo anche una sorpresa da parte di Lorenzo e dell'ISAB. Assunta, sta sempre lavorando. Ringraziare Valeriano per il gesto stupendo. Quindi ho qui un fotografo, ho qui un regalo da parte mia personale, la mia famiglia, e di genitore di Sinti. Un attimo. E qui invece un regalo è una targa che ci tengo a consegnare, è un regalo da parte dell'associazione, quindi di tutti i malati. Grazie ancora di cuore. Adesso l'abbiamo fatto emozionare, non so se vuole fare un saluto, un discorso. Ah, discorso! Allora, visto che siete cavoli, che farò un saluto anche voi, poi dopo lasciamo spazio a parlare la musica. Ok, quando? Quando? Ma voglio mangiare la torta, prego! Prima la torta, prego. Il problema non è quello, non è la torta. Vabbè, innanzitutto grazie veramente per la giornata, grazie di essere qua. Noi sappiamo. Dove sei? Vieni qua. Lui è già attaccato la torta. Cicco Panzone, un applauso! Lui non ha, in questo momento non riesce ad avere parola, ha visto la torta ed è praticamente in coma glicemico. Ha un calo di zuccheri, no, grazie a voi, grazie, perché quando c'è solidarietà, quando c'è di aggregazione di stare insieme, voi ci siete sempre, quindi qua vi dovete fare un applauso voi più che altro, perché la cosa principale è quella. Noi cerchiamo di
cerchiamo di farvi, come si può dire, dopo questa magnatassa, di farvi digerire con un po' di musica di Nomadi. Quindi vi ringraziamo veramente tanto, ringraziamo veramente voi per essere qua, al di là del fatto di fare, come dicevo prima, ringrazione, il fatto di ascoltare musica, perché fate una cosa veramente molto importante, che è appunto la giornata che abbiamo illustrato prima l'amico dell'associazione contro la smart. Quindi questa è la cosa più importante della giornata. Quindi grazie di essere qua e fra un po' cominciamo a fare un po' di musica. Va bene? A dopo! Grazie.